What the world needs now is love and unity. Lo sai che non voglio che torni a casa da sola. Mamma, che succede? Danny, vieni via, presto! Presto, non guardare! Ma non possiamo restare qui! Fermo lì! Che fate? Sta fermo, ti faccio saltare la testa! John, ascolta, dobbiamo andare via. Questo è fuori discussione. Nessuno mi costringerà a farlo. Tu sei Superman. Qui non abbiamo bisogno di gente come te. Piantatela! Non puoi andare in giro a farti giustizia da solo. Che cosa vuoi? Beh, voglio stare sicuro. E voglio che la mia famiglia stia al sicuro. Sappiamo come ti senti, sappiamo anche i problemi. Voi non sapete niente! Questo riguarda la polizia! Ehi, Superman, va a casa. La polizia non ci protegge più. Guarda, io mi chiamo John D'Angelo. Ho sognato di suicidarmi. Ma noi non possiamo vivere così. Siamo troppo poveri. Poveri sì, ma ricchi. Se tu diventassi di colpo povera, che cosa faresti? Ma che cosa ne so? Vendo qualche quadro, qualche gioiello. Ah, lei vende i gioielli, lei vende i quadri. Ma quali gioielli? Quali quadri? Se dico povero, è povero. Vedi, te avresti bisogno di un bravo amministratore che ti guidi. Senta, avvocato, io devo partire. Starò via qualche settimana. Quindi segua lei il lavoro e si occupi anche di mia moglie. Faccio in modo che non le manchi niente. Mi ha detto di mettermi nelle tue mani. Signorina, prepari una lettera di raccomandazione per il signor Ragona Eugenio. Voglio che sia assunto presso la nostra ditta. In qualità di? Fattoria. Ma non li vede i vetri? Ce ne sono tanti. Sono stato io, ho fatto per aprire la porta, è venuta giù la casa. Ti sei fatto male? No, credo di no. Porca miseria, mi ha rubato le scarpe! Carità. Ah! Ma che cosa fa? È matto? Io no, ma te sì. Ce l'hai il permesso per l'elemosina? Ma come? Per chiedere la carità ci vuole il permesso? Sì, signore. E a chi devo chiedere? La sindaco? A me, no al sindaco. E perché hai litigato col tuo agente? Perché non gli bastava la percentuale, voleva anche me. Adesso come fai per... Batto a macchina. Sai cosa avevo capito? Batto in macchina. Capisci? Batto in macchina. Ti piace questo ristorante? Ebbene, il panorama è meraviglioso. La cucina, casalinga? Più che casalinga è privata. Ma proprio privata del tutto, perché ho deciso che mangio solo io. Guarda che ho fame anch'io. Potrei avere un bicchiere d'acqua, per cortesia? Ecco, grazie. Basta così, grazie. Me la macchia per cortesia, anzi faccio io. Metto un po' di latte per mandar via quel saporaccio di cloro, capisce?